Cari amici di Quotidiano.net, bentornati per parlare di arte, di cultura, di storia, per parlare dell'Ospedale degli Innocenti, che è una straordinaria istituzione di Firenze ed è un autentico patrimonio dell'umanità. Come sottolinea la sua presidente Alessandra Maggi, l'Ospedale degli Innocenti riassume gli ideali umanistici che all'inizio del 400 trovarono concreta espressione nel primo luogo dedicato esclusivamente alla cura e all'istruzione dei fanciulli abbandonati. L'ospedale sorse dall'innovativo progetto di Filippo Brunelleschi, che ha segnato l'avvio del Rinascimento a Firenze. L'istituto non ha mai interrotto la propria attività a favore dei bambini e degli adolescenti e ora vuole realizzare un museo innovativo, capace di contribuire alla diffusione della cultura dell'infanzia attraverso la valorizzazione del proprio eccezionale patrimonio artistico. Ecco perché è nata l'operazione Costruiamo il MUDI. MUDI è l'acronimo che sta per Museo degli Innocenti, della quale Quotidiano.net è onorato di essere media partner. In collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia, Prato, il Polo Museale di Firenze, l'Assessorato alla Cultura della Regione Toscana, l'Università degli Studi di Firenze, la Facoltà di Architettura. I 10 progetti finalisti del concorso internazionale del nuovo Museo degli Innocenti sono esposti a Firenze sino al 30 gennaio 2009. Vincitore del concorso è risultato il gruppo Ipo Studio con l'architetto Pietro Carlo Pellegrini. Il nuovo MUDI triplicherà lo spazio del percorso museale e dei servizi per il pubblico, passando dai 350 metri quadrati dell'attuale galleria ad una superficie di oltre 1000 metri quadrati. Se cliccate sul canale Arte e Cultura di Quotidiano.net trovate tutti i particolari di questa operazione raccontati da Daniela Laganà. A noi qui interessa sottolineare quanto sia importante e significativa l'alleanza fra le istituzioni, gli enti pubblici, le aziende private che sostengono il MUDI, quanto in momenti di crisi come questo che stiamo vivendo, la cultura e l'arte siano non soltanto cibo per lo spirito, ma pane per i denti di chi nel bello e nel puro trova la forza e la voglia di credere che un altro mondo sia possibile. Se entrate nell'ospedale e ammirate la Madonna con Bambino in trono di Piero di Cosimo, l'Incoronazione della Vergine di Neri di Bicci, avete due esempi di quanto grande e preziosa sia l'opera di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e monumentale di quello straordinario scrigno di capolavori che risponde al nome di Firenze. Anche per questo, noi di Quotidiano.net siamo orgogliosi di partecipare alla grande avventura del MUDI.